Fatturato in crescita è mai così alto, oltre 1 miliardo nel 2013 nonostante la crisi, occupazione in calo ma in modo più contenuto rispetto ad altri settori. Sono i risultati raggiunti nonostante la crisi dal mondo di Legacoop Servizi Toscana, che riunisce 360 cooperative dal sociale all'autotrasporto, dalla logistica al turismo. Nelle imprese lavorano 24.000 persone. Di Legacoop e i servizi alla sfida dell'innovazione si è parlato in un incontro a Firenze. C'è stato un grande lavoro da parte della cooperazione dei servizi nel corso di questi ultimi anni, un enorme efficientamento delle nostre imprese. Tanti gruppi dirigenti hanno capito che, come dire, per appunto attraversare questo deserto occorreva reingegnerizzare i processi, occorreva mettere le mani sulle diseconomie, mettere le mani sulle disfunzioni delle imprese. È stato fatto un lavoro molto importante. Credo che sia importante valutare il lavoro che hanno fatto queste cooperative in questi anni. Così abbiamo recuperato naturalmente competitività e quindi di conseguenza che fatturato. Oggi stiamo presentando il bilancio col più grande fatturato nella storia di Legacoop Servizi nel peggior momento storico dell'Italia. Io penso che una città come Firenze possa essere un modello nazionale per lo sviluppo della cooperazione, che sempre di più rappresenta l'altra faccia della medaglia del governo dei nostri territori nel rapporto tra pubblico e privato sociale. E quindi ho già parlato con il rettore dell'Università di Firenze per avviare nella nostra città un progetto di formazione universitaria o anche post laurea per giovani che siano professionalmente preparati ai profili che riguardano il privato sociale e la cooperazione.